È tempo di rimboccarsi le maniche per la Turris di Mister Fabiano, che dopo la seconda sconfitta interna consecutiva inflitta dal Potenza, ha subito l'occasione del riscatto nella partita infrasettimanale di oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Zaccheria di Foggia contro i rossoneri padroni di casa. I pugliesi, che come noto hanno iniziato in ritardo il campionato per la vicenda di Pescaggi, dopo un inizio difficoltoso stanno vivendo un buon momento di forma, viste le ultime due vittorie prima nel sentitissimo derby con il Bari e poi nella successiva trasferta di Caserta, e si sono così assestati a centro classifica con ancora una partita da recuperare. I corallini invece sono incappati in una serie di risultati altalenanti che però non hanno influito troppo negativamente sulla classifica, lasciando la compagine nei piani alti. Nell'undici titolare dovrebbe finalmente trovare spazio l'attaccante Longo, reduce da un lungo infortunio e pronto a dare il suo contributo nel reparto offensivo, dove è in dubbio invece la presenza di Giannone. Out Signorelli. La Turris ha inoltre un tabù da sfatare, quello di non aver mai vinto in casa dei Satanelli nei precedenti giocati tra C1 e C2.